sono proseguite per tutta la giornata di mercoledì le attività di spegnimento dell'incendio alla Raitech di Foiano. Dopo la paura e la preoccupazione, soprattutto per la densa nube nera che si era alzata martedì mattina sopra l'azienda, torna il sereno, ma prosegue comunque il lavoro dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di uno dei due capannoni della fabbrica, andati semidistrutti nel rogo. Le fiamme si erano sviluppate intorno alle 8 di martedì mattina al lavoro. C'erano alcuni operai che avevano provato a spegnere il rogo con degli estintori. Le fiamme però in breve tempo si erano propagate per l'intero fabbricato di oltre 1000 metri, forse un cortocircuito alla base dell'incendio. Intanto mercoledì mattina si è tenuto a Camucia un incontro alla sede della ASL per pianificare controlli su aree pubbliche, allevamenti e fondi agricoli. Il sindaco di Foiano, Francesco Sonnati, ha emanato una nuova ordinanza dopo quella di martedì contenente il divieto di uscire di casa in via del tutto precauzionale. La nuova ordinanza prevede il divieto di raccolta di frutta, verdura, ortaggi ed altri prodotti agricoli di qualsiasi genere coltivati nel raggio di 700 metri dal luogo in cui si è verificato l'incendio fino a nuove disposizioni. Giovedì spetterà ai tecnici di ASL e ARPAT intervenire per verificare le condizioni e gli eventuali rischi ambientali della zona.